Restock. Restock io lo metterei qua, ma bisogna vedere se lo trovate all'inizio e riuscite a beccarvelo all'inizio, è una run vinta. Se lo beccate in grid mode non serve a niente, ovviamente. Se lo beccate alla fine della run non serve a niente. Quindi a meno che non facciate tipo hash e riusciate ad avere abbastanza soldi da utilizzarlo. Quindi è un oggetto che funziona con un'altra roba, è sicuramente un prendilo fortissimo, non è da vincere la run da solo, è a livello di Goated, cioè da solo Goated non fa niente, mentre anche Restock è la stessa roba, però è un po' meglio Restock. I due Robo Baby, esatto, devi avere, funziona solo se hai la possibilità di fare, di avere più soldi in qualche maniera. In grid mode non lo puoi beccare perché è già incorporato, sì certo, nel senso che in quel senso, cioè non è utile perché non, cioè, ce l'hai già. I due Robo Baby, uno è quello che spara, è quello che è dietro di te e spara vicino, mentre Robo Baby 2 è quello che si muove dall'altra parte. Trovo che lui sia, questo è il 2 ed è qua, e Robo Baby 1 sia meglio di Robo Baby 2. Robo Baby 2 ha la possibilità, no, mi piace di più Robo Baby 2 perché puoi mandarlo dove vuoi e invece Robo Baby 1 ti sta appresso, quindi in quella maniera ha quel fattore di able che gli permette di essere performante dall'altra parte dello schermo. Able l'abbiamo messo un po' in basso, ma va bene lo stesso. Poi abbiamo Roid Rage, giusto? I colori, se non mi ingannano, dovrebbe essere Roid Rage, che è uno speed, range e shot. È meglio di Experimental Treatment? No. Sì, è meglio di Experimental Treatment, scusate, che ho messo qua sotto per lo stesso motivo di alcune delle altre cose che degli altri oggetti che sono lì intorno adesso. Ci sono altre siringhe in giro? È meglio i Growth Hormones? Assolutamente no. È un oggetto interessante? Sì. È tipo un oggetto di mamma. Dove ho messo gli oggetti di mamma? Sui me? È un oggetto me? È un oggetto me, sì. È un oggetto me, però me è abbastanza alto, dai. Poi, siamo arrivati al Rosario. Più 3 Soul Heart e la possibilità che appaia la Bibbia un po' ovunque. Allora, i 3 Soul Heart ci stanno, quindi da quel punto di vista è come se fosse a livello di Satanic Robe. Ma il fatto che mi possa spawnare la Bibbia, che non è che sia sto granché di oggetto, e al posto di libri che sono molto migliori soprattutto, lo rende interessante tanto quanto fatemi vedere cosa c'è qua intorno, una mitra? Sì, più o meno come la mitra, un po' meno della mitra. Poi assolutamente il famiglio migliore del mondo, più su. Interessante? No, più su. Prendilo tantissimo, certo. Meglio di Dark Bomb? Sì. Meglio di Succube? Sì. Meglio di Little Brimstone? Sì. Meglio di Incubo? No. Quindi è qua sopra, da qualche parte, forse un po' più indietro. Meglio delle robe di Gappi? Meglio della testa di Gappi? No. Meglio delle altre robe di Gappi? No. Qua. Poi, questo è Rotten Meat, è una KP up, va insieme agli altri, quindi va in questa zona qua, dove sono gli HP up, eccoli qua,
va insieme a Moldy Bread e tutti quanti gli altri. Rubber Cement, Rubber Cement, Rubber Cement, Rubber Cement. Allora, Rubber Cement, io a volte io lo metterei sotto fastidioso solo perché assomiglia troppo ad Ipecac e quindi lo confondo molto spesso con Ipecac. E Ipecac l'abbiamo messo, dove l'abbiamo messo Ipecac? Qua, ok. Però vabbè, si vede tanto la differenza, solo che vedendo la forma e basta, senza conoscerli tanto bene, si possono confondere. Rubber Cement è un oggetto da prendere tantissimo. Sto pensando se vale la pena metterlo più in alto o più in basso di determinate cose. Più in alto di loro? Più in alto di loro. Più in alto di questo? No. Più in alto di lui? No. Più in alto di lui? No. Più in alto di loro? Sì. Qua. Tra Incubo e MME? Tu l'avresti messo qua sopra addirittura? Wow. Poi. Ciao figlio! Ciao figlio di Bottanos che ci segue tramite YouTube lui. Ma se vuoi puoi venire anche sul sito Viola se hai la possibilità, se no resta pure lì. Vedo che si è unita anche un paio di altre persone, quindi vi saluto al magazziniere forte, Volle, a Dinu, a Universe, a Condorello che ho visto che è arrivato. Ciao, benvenuto. E mi bevo la mia birra. Sono le 21:11, abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 per 16 fa 80, 6 per 8, 48, 120, 120 e qualcosa oggetti, quindi dovremmo tranquillamente farcela entro poco e poi magari facciamo qualche sorpresina, lo vedrete alla fine di questa maratoncina. Ormai sono quante ore? 5 ore e 40 che stiamo andando avanti. Rune bag rispetto alle altre bag, è meglio, ma non così tanto bene come come bag of bags, la sacca delle sacche. Quindi va qua in alto, su interessante, su prendilo tantissimo. Potrebbe andare qui da qualche parte. Meglio peggio di questo, meglio peggio di questo. Dove ci siamo? Dove siamo? Dove siamo? Dai che ce la facciamo a trovare il posto suo. Le bag le ho riperse un'altra volta. Ah, le bag sono qua, sono su piuttosto che niente. Allora sicuramente è meglio di questa. Se riesco a trovare la bag of bags, la bag of bags mi sa che l'ho messa nel prendilo fortissimo. Sì, infatti è qua sopra. Secondo me ci sta in prendilo fortissimo a questo livello qua. Meglio infestation? No. Questo è un prendilo fortissimo, è uno dei miei oggetti preferiti, Sacked. Sacked. Ci sta che lo mettiamo qua, sì, vicino al suo collega. È meglio questo o meglio la sacca delle sacche? È meglio questo. Perché Sacked, Sack of Sacks. Allora, Sacked trasforma tutti quanti i drop di oggetti, quindi monete, chiavi, batterie, eccetera, in sacche. E invece Sack of Sacks permette di avere una random chance di generare una sacca. Quindi oltre alle cose vi genera delle sacche, mentre l'altro trasforma tutti gli oggetti in sacche. Che è più o meno la stessa cosa, ma agisce su due pool diversi di randomicità. Ciao anche a Massi, che non ti avevo visto nel gruppo, se non ti avevo salutato anche prima. Pa, 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 andiamo avanti con Sacred Heart. Tu vai automaticamente qua sopra.
Ce la può fare da solo? È un item speciale. Elf up. È un up di tutto. E ci sono le lacrime bianche a ricerca, quasi come quelle di Godhead, ma non è forte quanto Godhead. Però è più forte di qua. Perfetto. L'altare sacrificale. L'altare sacrificale, e quando lo usiamo mi sacrifica due famigli per la Devil Room. Molto situazionale, ma anche molto forte. Quindi secondo me è un prendilo fortissimo da tenere in saccoccia qua sotto. Sacrificial Dagger è uno degli oggetti più forti del gioco ed è il miglior orbitale che ci sia insieme a loro, quindi mettiamolo qua. Le bombe SED possono veramente essere fighe se usate con delle belle sinergie, e quindi lo mettiamo qua sopra su prendilo fortissimo a livello di questo. Il pin, questo è il safety pin, range, black heart, tier, shot speed, un altro dei migliori oggetti del boss. Dove ho messo gli altri oggetti del boss? Ovviamente con Brimstone, sì, legend. Oggetti del boss. Oggetti del boss. È un prendilo fortissimo, sì. Ovviamente è un prendilo fortissimo. Quanto fortissimo? Qui? Più su? Più giù di così, 99 bombe. È meglio di 99 bombe? No. È meglio di Grotormos. Sagittario. Ah, ecco, avevo saltato uno. Sagittario è al pari delle freccine. Eccolo qua. Quindi qua. La palla al piede. Quanto forte è la palla al piede? Situazionale. Direi quasi quanto Leo. Quindi mettiamolo qua. Questo è Satanic Bible. Questo è un oggetto che può aiutare parecchio. Meglio del Book of Revelation? Meglio di Book of Revelation. Anzi no. Non è meglio di Book of Revelation per un semplice motivo. O meglio, è meglio da una parte ma è peggio dall'altra, e preferisco che siano così, perché è meglio nel senso che genera cuori neri e quindi quando li perdete fate anche danno agli altri, ma allo stesso tempo a me piace Book of Revelation perché vi fa affrontare i cavalieri che vi danno la possibilità di avere gli orbitali, che in alcuni casi è meglio affrontare un cavaliere più facile piuttosto che un altro dei boss più difficili. Quindi il fatto che magari mi può far despawnare un bloat al posto di un cavaliere dell'apocalisse, preferisco affrontare quello, insomma. Le bombe, le scatter bombs, forse addirittura fastidiose le scatter bombs. No, questo è un oggetto da civolebbe Pyromaniac, sì, per forza. Poi abbiamo la bag, lo zainetto, school bag. Ah, la school bag, giusto, è quella che vi dà due oggetti attivi. Questo è molto forte, molto sottovalutato da me, e molto forte. E sicuramente è un prendi che risolverebbe molti dei problemi che ci sono di questi, che sono oggetti attivi non fortissimi ma che occupano lo slot e quindi bisogna lasciarli andare prima possibile. Quindi sicuramente è forte da prendere e forse anche addirittura qua sopra. Le scissors. Scissors è quella che ti taglia la testa e te la lascia lì, giusto? Assomiglia alle Pinky Shears, però questa è tagli la testa e la testa rimane ferma a sparare, mentre le Pinky Shears sono il contrario. Questo, non mi è mai piaciuto tanto questo.
mettiamo qua. Mentre già che abbiamo parlato di loro, prendiamo le Shears, che adesso non le trovo più. Le Pinkin Shears non le trovo, le troverò dopo. No, vabbè, le prendiamo dopo. Questo è un Tears Up The Screw. The Screw è un Tears Up, è un ottimo oggetto, è un prendilo fortissimo, ma un po' basso in realtà rispetto ad altri. Mettiamolo qua. Questo è Swarm Protector ed è uno dei famigli più difensivi che ci siano. Lo mettiamo qua sopra. Su interessante alto, sì. Meglio o peggio di Guardian Angel? È qua, sì, rispetto a Guardian Angel. Il bacio Serpent Kiss. Serpent Kiss è un ottimo oggetto che bisogna far fruttare. Quindi è un prendilo e fallo fruttare e va qua sopra. Poi abbiamo Shade. Il famiglio che ci segue fa le cose dilazionate nel tempo. Me non ho mai trovato così utile. Qua. Poi Shard of Glass, quando prendiamo danno abbiamo la possibilità di sparare più lontano. Se posso saltarlo lo salto questo tranquillamente. Questo potrebbe rovinare la run, ma potrebbe anche essere l'oggetto più figo della vita. Sharp Plug. È il discorso che vi fa utilizzare. No, scusate, ho sbagliato a vedere. Questo è. Potete usare gli oggetti scarichi con l'energia che avete a disposizione. Lo metto in fastidioso, nonostante sia un oggetto abbastanza interessante da utilizzare. Lo metto qua perché di solito occupa uno slot che mi serve del negozio. Quindi lo possiamo mettere qua. Poi abbiamo la cannuccia, Sharp Straw questa volta. Quando usato danneggia i nemici nella stanza, è un Necronomicon leggero, diciamo, ma non fastidioso. Quindi più o meno qua sul me, o piuttosto che niente, meglio piuttosto, sì. Mettiamolo qua. Sì, più o meno qua, dai. Amma Fire in Malaysia. Allora, sicuramente uno degli oggetti. Sì, l'ha preso un possibile romperun, l'ho detto, ma è un po' difficile da poterlo utilizzare da solo, non è che faccia granché. Il Shoop the Whoop, fortissimo, sicuramente da prendere, anche se da solo non è che faccia tantissimo, o meglio, da solo fa tantissimo. Poi se avete la combinazione giusta, dopo diventa ancora più forte, oppure diventa un oggettino qualsiasi. Quindi in realtà è su prendilo fortissimo, da mettere più o meno come lo stesso effetto di Maniquas Power, nel senso che dovete costruirci un po' la run attorno. Se partite con quello, se lo trovate dopo, è un'arma in più a disposizione. Poi Sinus Infection per me è un prendilo e lo mettiamo qua, così è vicino agli altri due ed è perfetto l'ordine con cui sono messe. Sissy Long Legs, è un piuttosto che niente da mettere qua sopra i famigli, sì. Questo è come gli altri, quindi qua vai qui. Skeleton Key. Skeleton Key, come fai a giudicare Skeleton Key? Quella volta ogni 200 miliardi di run che lo trovi. Andrebbe. È possibile che lo droppi non Gluttony. È possibile che lo droppi il Troll.
possibile che lo droppi. No, Pride. Pride? Comunque uno dei peccati capitali, sì, lo so. La chiave la diamo. Allora, è più forte di 99 bombe. È più forte di 99 bombe. Allora, è un prendi assolutamente. Perché se lo trovi devi prenderlo, quello sì. È forte tanto quanto un PhD, che ne so. È difficile da giudicare, veramente. Lo metterei qua, sì. Però è più forte anche di questo. Sì, così. Poi abbiamo... che un altro di questi... Questo è il rene, no? Come si chiama? Abbiamo una serie di cose adesso che... sono gli oggetti che hanno giunto proprio alla fine. No, quello è il... questo è anche fortina. E la mettiamo qua. È un me abbastanza alto. Super Meat Boy Fan. Questo va... SMB Fan va, prendilo fortissimo, ed è sopra Capricorn, sotto Magic Mushroom. Questo che cos'è? Pensavo fosse uno di Bone, però è Sharp, no. Con la S, perché c'è Soy Milk dopo. Shiver. La costola è Slip Drib. Tanto benvenuto anche a Dix. Ciao Dix. Dix, ve lo ricordate Dix? Abbiamo collaborato un po' in giro per il webs un po' di tempo fa. Ciao. Allora, Slip Drib ti dà un orbitale che riflette i colpi. Questo è l'orbitale. Nel gruppo di possibilità che ci sono con i vari famiglie, non famiglie, eccetera eccetera, sì, c'è Slip Drib che teniamo, ed è un orbitale che cura, che difende, va al punto di essere tipo uno Swarm Protector. È un interessante meno dell'abito, meno di Scapular, meno di... no, qua, eccolo là. Poi abbiamo questo che è il calderone, il non si chiama Melting Pot ma si chiama... questo è il... è il Melting Pot? No, non si chiama Melting Pot. Smelter si chiama, eccolo là. Quello che mi prende e mi fonde il trinket che ho in quel momento, lo fa diventare parte di me stesso. Oggetto molto figo. Bisogna saperlo usare. Fonde i trinket, sì, esatto. Li fa diventare parte di me stesso, ma volevo cercare di capire il nome dell'oggetto, se c'era qualcosa di particolare. E c'è la possibilità, tenendolo... e questa non lo sapevo, di aumentare la possibilità che saltino fuori i trinket, quindi interessante. Secondo me è il void dei trinket, esatto. È da prendere? No, è interessante più dei libri. No. Qua. Soy Milk. E vediamo un altro oggetto su cui si apre un parentesi incredibile. Soy Milk è un oggetto. Allora, se lo prendiamo come primo oggetto abbiamo perso quasi sempre, a meno che non abbiate molto tempo a vostra disposizione. Se lo usate con bilancia è l'oggetto migliore del mondo. Ha la stessa proprietà, secondo me, di un... fatemi vedere dove l'avevamo messo, di un Mana Equals Power da questo punto di vista qua, perché poi dovete costruirci la run intorno, ma Soy Milk è difficilissimo costruirci una run intorno. Piuttosto è
Ho trovato sui milk. Bene, se lo prendo cosa succede? Mi incasino la run o no? Quindi lo mettiamo su, se posso saltarlo, lo salto. Per il semplice fatto che è situazionale all'ennesima potenza e ci sta così. Sì, sono convinto della scelta. Spada, lo spadone della Madonna. Non è tanto un terno all'otto soy milk, è se partito o meno con soy milk o no. Cioè non è una cosa a caso. È che se conosci che cosa hai a disposizione, l'interazione che ha con quegli oggetti, poi decidi tu se prenderlo o meno. Perché a volte te lo fa diventare fighissimo, a volte ti fa diventare scarso. Ma non è un terno all'otto, non è che non lo prevedi. Non è tipo un... Infatti è dietro missing number, perché quello veramente va a caso. Questo invece, infatti, dovrebbe andare ancora più indietro, tipo qua, per il discorso fattore casuale, se vogliamo metterla su questi termini. La spada, non mi ha mai detto niente. In realtà è anche buona, ma lo mettiamo qua. Questo è Roid Rage? No, è il Speedball. Speedball è velocità e shoot speed. Dov'è la prima siringa che abbiamo messo? A parte Experimental Treatment. È un piuttosto che niente? Sì, è un piuttosto che niente, ma molto basso. Spelunker Hat, prendilo fortissimo. Aiuta parecchio. Qua. Questo è Spider Baby. Spider Baby? Spider Mod, Spider Baby, Spider qualcosa, perché sono tutti con Spider quelli. Allora, Spider Bite è la possibilità di rallentare i nemici, quindi questo è un piuttosto che niente da mettere qua. Questa è la Spider Bat, la possibilità di fare danno ai nemici e rallentarli, ed è un me. Lo mettiamo qua. Spider Mod, anche se non serve a un tubo, è un oggetto da prendere. Da mettere qua. Poi abbiamo questo è Spider Baby, che crea roba quando vengo danneggiato. Non riesco a farmi piacere gli oggetti che quando danneggi succede qualcosa, quando ti vengono danneggiati. Però lo mettiamo su interessante basso qua. Spirit of the Night è l'abilità di volo, non male. È un interessante da mettere qua. Lord of the Pit e Spirit of the Night sono la stessa cosa? Spirit of the Night da volo e Spectral Tears. Lord of the Pit da abilità di volo e speed up. Quindi in realtà è meglio Spirit of the Night tra i due. Sì. Poi Si è un attimo incantata la pagina. Spoonbender. È una run vinta con Spoonbender? No. È una run vinta con Spoonbender? Se è il primo oggetto, comunque puoi arrivare a un certo punto che non ce la fai. Personalmente è meno di Death Touch. Sicuramente lo puoi far funzionare. È il prendilo fortissimo più alto che c'è? Di più di Lamp of Call? Sì, di più di Lamp of Call. Qua. Questo è il generatore di fontanelle, di torrette.
me. Squeezy, easy peasy. Prendilo fortissimo e lo mettiamo qua. Starter deck. Starter deck esattamente cosa fa? Vi genera una carta sicuramente. Ci sono due carte per terra. E trasforma le cose, le pillole in carte. Quindi in realtà questo è un... Personalmente prendilo fortissimo. Qua. Steam sale dipende. Se lo trovate all'inizio è figo. Se lo trovate in fondo non serve a niente. È un prendilo fortissimo da mettere qua. Stem cell, eccolo qua. Stem cell e HP a shot è leggerissimamente sopra un HP semplice, quindi tipo qua. È meglio di breakfast? Fa più cose di breakfast, ma breakfast ha quella cosa che è l'ultimo oggetto, quindi non mettiamolo sopra. Credo che l'informazione di sapere che stai finendo gli oggetti è più utile. Sia più utile. Poi abbiamo Steve. Anzi, Steven. È un damage up semplice. È un piuttosto che niente. È più forte di Eve Mascara? È qua. Sticky Bomb. No, qua. Il Stigmata. Stigmata. Stigmata è un elf up con un danno, quindi va sempre vicino agli elf up, però è migliore degli altri elf up. Lo stopwatch continua per me a essere run vinta. Continua a essere run vinta dal punto di vista di divertimento, è il peggiore tra questi. Ed è sotto Move the Void. Ci vuole più abilità con Move the Void. No, è l'ultimo di questi. Quale sarebbe la lore dietro Steven? Steven è un altro dei giochi che ha creato Edmund Macmillan. E quindi c'entra perché è uno dei suoi giochi precedenti. Un po' come Meat Boy e chi ancora? Ci sono ancora alcuni dei boss che sono stati trovati negli altri giochi, insomma, cose del genere. Se giochi alla Basement Collection, si chiama, trovi anche il gioco dedicato a Steven. Poi abbiamo Strange Magnet, Strange Attractor, scusate. Strange Attractor è il discorso che rende le nostre lacrime magnetiche. Non mi piace, è abbastanza fastidioso come oggetto. È utile perché copiamo prima i nemici, ma probabilmente i nemici ci colpiscono anche a noi. Non è da insta kill, ma è fastidioso. È più fastidioso di Sharp Plug? Può essere anche un rovina run, eh? Sì, mettiamolo sotto i rovina run. Poi abbiamo l'acido. Acido solforico, che è un danno. Acido solforico è un oggetto molto sottovalutato. È solo uno 0,3 di danno, ma c'è il discorso dell'acidità che può distruggere le rocce, che è molto utile. Quindi è sicuramente sopra Leo, da quel punto di vista lì, quindi è sopra di qua. È così interessante da essere prendilo subito? Sì. È molto forte, molto utile, più utile della sinusite, sì, ma è in questo gruppo qua. In questo gruppo qua. Ci mancano 16, 32, 64, più altri 16, 80, 79 oggetti, dai, ci siamo. Dai che ci siamo quasi. Bandage, super bandage. Super bandage, HP up, 2 soul art. Semplice semplice di cattiveria, è un prendilo fortissimo da mettere anche
Ci sono altri HP up in giro? È meglio di un infestation? No, non è meglio di uno squeezy. Non è meglio di questo, quindi è qua da qualche parte, il posto giusto. È meglio di questo, è meglio di questo. È meglio di questo. È meglio della coda dei gappi? No. Cioè sì, è meglio della coda dei gappi. È meglio del 9 volt? No. Poi abbiamo l'angelo. Che cavolo è quell'angelo lì? Quell'angelo lì è il Sworn. È questo Sworn Protector? Sì, è questo Sworn Protector. Vabbè, ho chiamato prima uno col nome sbagliato. È l'angelo che ci sta intorno, che ci protegge. Questo è un famiglio abbastanza buono da mettere su, piuttosto che niente, da mettere più in su, da mettere qua sopra. È il migliore di questi tre, perché uno ci gira intorno, uno è quello che ci segue, e questo qua è quello che ci gira intorno e riflette i nemici. Sì, ci sta, tanto io mi sto rovesciando la birra addosso, sembra. Poi, questo è Synthoil, giusto? Synthoil. Più danno, più range, più tears. Sicuramente è una delle siringhe migliori. È migliore di... Ci sono siringhe qua intorno. È migliore degli ormoni della crescita? Sì. Tra l'altro faccio notare come alcuni sprite siano diversi. La siringa sia leggermente diversa, nonostante sia solo il pensavate fosse magari solo il colore. È migliore di Rubber Cement? Che ne so, è migliore di questo? Sì. È migliore di Dolly? È migliore di PhD? No. Qua. La testa di... La testa di Tammy, per un attimo mi è sfuggito il nome, la testa di Tammy, utilissimo, ma da solo non serve un cacchio, secondo me. È una cosa tipo Shoop the Whoop, ma non allo stesso livello di Shoop the Whoop. Secondo me è un interessante borderline verso l'alto, tipo qua. Tarot Clot, prendilo assolutamente, uno degli oggetti migliori del gioco, mi ha sempre salvato la vita qua. Boom, il detonatore a distanza, il Tier Detonator e il Remote Detonator, li ho messi tutti e due. Questo è la possibilità di far esplodere le proprie cose, in realtà non l'ho trovato sempre me, in realtà, questo oggetto qua. Technology, allora... Abbiamo Technology, Technology 5, Technology 2, Technology X, Technology 0. Allora, Technology 5 è un oggetto da prendi subito ed è forte quasi quanto... È più forte di Proptosi? No, è più forte di Polifemo? È più forte di Polifemo, qua. Poi Technology, scusate che facciamo così, che mi ricerco perché alcuni sono leggermente diversi. Technology normale trasforma il nostro raggio, il nostro lacrime in un raggio, ed è un bonus. È sicuramente migliore di Technology 2, quindi Technology lo portiamo su, prendilo e lo mettiamo qua. Tech 2 è un oggetto invece che può rovinare le run potenzialmente, perché in realtà ha un meno 35% del danno, che è molto poco, però fa il raggio costante che spara costantemente, quindi dovete avere un tears enorme per farlo funzionare a dovere. È un interessante
non è un prendilo ma fortissimo, è un interessante sopra i libri. Poi, e poi abbiamo Technology Zero, che è quello che fa le lacrime collegate una all'altra, se non mi ricordo male. Sì. E questo in realtà è molto forte se utilizzato nella maniera corretta. Quindi questo è un altro prendilo fortissimo. È più forte di Tech Point 5? No. È più forte di questa roba? No. È più forte di questo? Sì. E stessa cosa con Technology X. Anche questo può essere tranquillamente qua sopra anche, se utilizzato a dovere, ma lo mettiamo in prendilo fortissimo sotto policefalo, no, sopra policefalo, sotto Tech X, Tech Point 5. Secondo me va tranquillamente così. Tanto qua è finita la cosa, quindi andiamo avanti con la colonna sonora di Katana Zero. Va bene lo stesso, ma anche se non è dedicata allo stesso gioco, comunque è una colonna sonora che merita tanto, questa che sentite in sottofondo. Continuando. Continuando, che punto siamo? Siamo qua. Tanto vedo che c'è un bel po' di gente giù nei commenti. Ciao Nico, ciao chi non ho salutato ancora. Edderak, vedo che c'è, quindi benvenuti a tutti quanti. Se volete iscrivervi, avete il follow da lasciare, fareste un sacco piacere. Oltre che usare il tasto di salto per poter saltare. Se siete topolini non ci arriverete mai, mi sa. Quindi se volete anche quello si può vincere. La mano e la mano... telecinesi si chiama quell'oggetto lì. Ok. Telecinesi o me? È un oggetto attivo che occupa lo slot dell'oggetto attivo e che blocca le lacrime e poi le potete lanciare. Me? Non capisco mai l'utilità di questo oggetto, quindi mettiamolo qua. Questo in realtà è molto buono. È uno dei libri che mi piace di più, è anche quello uno dei più sottovalutati. E secondo me va messo a livello... più o meno degli altri libri, va messo un po' di meno di PhD ad esempio, che non è un libro però comunque faccio notare. Sicuramente è Spoonbender a carica, che non è male come cosa, e lo teniamo su prendilo a livello di un di questo. Poi i telecomandi, teleport. Allora, teleport a me non piace. Teleport normale teletrasporta a caso. Teleport 2 è quello che ti teletrasporta in alcune cose. Quindi teleport normale è un meh. Non mi è mai anzi è fastidioso addirittura, perché occupa spazio e basta. Mentre teleport 2, che è quello col telecomando dorato, è un oggetto molto interessante che a questo livello qua e che vi permette di esplorare tutto quanto il piano. Cioè, prima esplorate il piano, poi cominciate ad usare teleport e vi porta nelle stanze fighe. Questo è The Battery, che è la doppia carica, giusto? Diciamo che è allo stesso livello di 9 volt e insieme sono fantastici questi due oggetti, però questa cosa sono ottimi per due aspetti completamente diversi, perché 9 volt vi permette di avere oggetti che hanno pochissima carica e che ne avranno ancora di meno. E invece The Battery vi aiuta ad accumulare più cariche su oggetti che magari ne hanno tante, quindi dovete trovare le stanze giuste. O potete usare lo stesso oggetto che ha tante cariche in due stanze consecutive, se siete bravi ad accumulare le cariche. Insieme sono la fine del mondo. Quindi lo mettiamo su prendilo. Se riesco a trovare 9 volte lo metto a fianco 9 volte. Eccolo qua. È meglio di 9 volte? La domanda sarebbe, ci sono più oggetti con carica debole? Sì, è più forte 9 volte di battery, ma ci siamo quasi. Poi, bin, cos'è quello? Black bin? No, è the bin quello, giusto? Sì, perché c'è black bin e bin. Allora, questo è, facciamo una scoreggia e veleno, mentre black bin è... Se riceviamo danno, facciamo una scoreggia e causiamo danno. Tutti e due me. Se posso saltarlo, salto.
The Belt è solo uno speed up, giusto? The Belt è solo uno speed up e anche questo è un me, secondo me, neanche così come gli altri, quindi mettiamolo qua. La Bibbia vi può aiutare solo in determinati casi specifici. Non ho mai trovato sfrugugliante come libro. È meglio il Necronomicon? Non è meglio il Necronomicon, è meglio la Bibbia tra i due. È meglio... è qua. Dà l'abilità di volo e basta, mi sembra abbastanza. The Body HP è sicuramente un buonissimo oggetto, interessante. Sì, sì, lo so che permette di volare, di one-shotare mamma, ma non è che sia un grosso boss mamma da fare, eh. The body, lo metterei su interessante, no, su prendilo fortissimo, però un po' in basso in realtà, perché non è utilissimo quanto gli altri due. Mettiamo pure The Mind su prendilo fortissimo, uno dei più alti, mettiamolo qua sopra. E poi abbiamo The Soul ancora più in alto. The Soul sta tranquillamente qua. Il libro di Belalial è un altro oggetto da prendere fortissimo e da mettere qua, sì. Il Satanic Bible, no, non è il Satanic Bible, questo è il Book of Sin. The Book of Sin è al pari di uno dei sacchetti, mi viene da dire, delle sacche, che però non mi ricordo mai dove ho messo. Dovrebbe essere su piuttosto che niente, esatto. Sì, mettiamolo qua qua sopra. Poi The Boomerang, nonostante sia una bellissima citazione di Zelda, mai apprezzato. Blue Candle e Red Candle sono praticamente la stessa cosa, anche queste due citazioni di Zelda. La differenza tra le due è che in realtà non è Blue Candle, ma questa è The Candle. Quindi questo fa 23 di danno e può causare 184 di danno potenziale. Questa fa meno danno, però la fiamma rimane anche se uscite dalla stanza, mentre la fiamma blu si spegne da sola. Quindi sono più o meno la stessa cosa. Credo che uno controbilanci l'altro e fine. Quindi se riesco a trovare la candela lo metto a fianco. La candela però rispetto allo Blue Candle è un po' più forte in realtà. L'ho provata, effettivamente è leggermente più forte la candela normale. Quindi la candela con la candela blu o la candela con la candela rossa, più che altro le possiamo mettere così. Questo è Sinus Common Cold. The Common Cold è come la... no, non è come l'infezione, è il fatto che possiamo fare veleno agli avversari. Non è il massimo della vita, a volte può essere molto utile, però secondo me è un me da mettere qua. Il compass, la bussola, uno degli oggetti migliori, non così forte. Tra i tre, la mappa blu e la bussola li metto in quest'ordine. Quindi se la mappa blu l'ho messa qua sopra, questo lo metto subito dopo. E the map, che non vedo, l'ho già messa la mappa? Sai che l'ho già messa. Il D6, che a differenza di tutti gli altri che erano su con la scritta D8, D10, eccetera, lui è the D6, per quello è così in basso. Run vinta?
Mi sa tanto di sì, perché ormai avendo tutti gli oggetti, un giocatore che riesce a giocare bene ad Isaac, o che ha la mia esperienza, che non vuol dire che sia bravo, con il D6 riesce a svolgere comunque qualsiasi run in positivo. Quindi credo che sia da run vinta questo, sì. Ci sta. Come ragionamento, meglio degli altri? Diciamo che è meglio di questo, è meglio di questo perché ci vuole abilità, è meglio di questo perché ci vuole abilità. Questi, diciamo, sì, sono dei carry che tu li prendi e poi puoi giocare un po' come vuoi. Questi invece sono più da utilizzare l'abilità e questo è quello che ti serve l'abilità più di tutti. Il GB, meh, non mi piace questo tipo di oggetti. Halo è uno degli oggetti, è uno degli HP up migliori del gioco e lo mettiamo più in alto. A livello di un Magic Mush è meglio o peggio di Capricorn? Adesso vediamo. Halo ci dà 1 HP, 0,3 di danno, 0,2 di Tears Up, 0,25 di range, 0,3 di speed, 0,5 di altezza. E invece il Magic Mush credo sia migliore, perché queste sono tutte percentuali. Invece il Magic Mush ci dà il 50%. Più 50% diviso 1,5 le volte, più 50% diviso 1,5 times damage. Beh, fare uno col D6 non è un fallimento critico, è fare uno con D20, no con D6, se parliamo di Dungeons and Dragons. Quindi sicuramente è meglio Magic Mush di Halo. È meglio di Super Meat Boy Fan. È uguale a Super Meat Boy Fan? 0,3, 0,2, 0,5, 0,2, 1. 0,3, 0,2, 0,2, 0,3, 0,5. Quindi in realtà è addirittura così. Sembrerebbe, perché questo addirittura cura, che è cosa che non fa lui. Interessante. Questa è, si impara. Poi abbiamo Hourglass. L'Hourglass normale cosa fa? Ferma il tempo, o meglio rallenta il tempo e i proiettili, eccetera. Anche questo lo uso veramente poco. Mettiamolo qua perché comunque è abbastanza buono. Triple shot. Allora, se double shot l'ho messo qua e quadruplo shot l'ho messo qua, triple shot è una via di mezzo, quindi è un qua. Poi questo cos'è? Questo è jar. La jar che tra l'altro c'ha alcune di queste qua hanno ancora la cosa vecchia, perché effettivamente adesso c'è la macchia di sangue qua, però questa è quella che può contenere i cuori, che io apprezzo molto come oggetto, in realtà, nonostante sia abbastanza meh per molti, è un oggetto secondo me abbastanza interessante al punto da metterlo vicino a Technology. The Ladder, piuttosto che niente, meglio piuttosto, da mettere qua. Ludovico è un oggetto da run vinta? A volte ho rischiato di non vincere la run con Ludovico, però per il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, credo che Ludovico da solo può giostrarti una run come vuoi e se lo trovi dopo puoi scegliere di non prenderlo. Quindi è una run vinta o è un prendilo fortissimo o è lo stesso livello di Spoonbender, diciamo. Credo sia lo stesso livello di Spoonbender. Nonostante mi piaccia un sacco come oggetto, lo mettiamo dopo Lamp of Call, insieme a Lamp of Call è la morte sua, ma è dopo Lamp of Call, sì. The Mark è sicuramente un oggetto da prendere, prendilo fortissimo, da mettere qua, subito dopo Sacrificial Dagger. The Mulligan cosa fa esattamente? Perché è un buon oggetto,
The Mulligan ha un sesto di chance di spawnare una mosca blu se colpiamo un nemico, quindi questo è interessante. No, è un prendilo fortissimo da mettere qua. The Nail, altro oggettone, prendilo fortissimo da mettere molto in alto. È un Abaddon mancato praticamente, da mettere qua sopra. Negativo e la Polaroid li lasciamo in me semplicemente perché non è un po' difficile giudicarli perché sono degli oggetti un po' storia, diciamo. Quindi li lasciamo qua insieme al resto. Il patto praticamente come il marchio, quindi a questo livello qua. Più forte di questo? No. Più forte di questo? Sì. Parassita. Parassita. L'ho usato? Parassita è quello che fa le cose che si dividono in due. Quindi molto buono. Adesso ho visto le Pinky Shears. Parassita è un fortissimo prendilo da mettere qua. Il Pip che va in giro è un me. Non mi ha mai dato soddisfazioni questo. Mettiamolo qua. Le Pinky Shears, uno degli oggetti più forti del gioco, tranquillamente, secondo me. È da mettere di più di 2020? Sì, è di più di 2020. Poop. La cacca. La cacca. Se posso saltarlo, lo salto? O è il me della storia? Sì, è qua. Reliquia. Reliquia è possibilità di sopravvivere, quindi prendilo fortissimo e lo mettiamo qua. Poi, Sad Onion, uno dei miei oggetti preferiti, nonostante non sia così interessante come oggetto. Lo mettiamo qua. Smoke Rock è un ottimo oggetto da prendere, soprattutto se lo trovate, e lo mettiamo qua. No, non è più non è così forte. Mettiamo qua. È che ci siamo quasi. Mancano 20 oggetti più, no, 30 oggetti, un po' meno di 30 oggetti. Questo è tan 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 tan. Questo è la siringa. Quale siringa è? È il virus, che dà meno possibilità di toccare. Beh sì, è un oggetto che funziona a contatto, quindi questo è più o meno come Mida e quelli, abbastanza me. Il Wafer è un oggetto che vi aiuta soprattutto nelle fasi finali del gioco, quindi questo qua va qua sopra vicino a sta roba qua. Poi Dance Cap è fastidio e addirittura rovina run, potrebbe essere. Thunder Ties piuttosto che niente, meglio piuttosto. No, è un me, è un HP up, ma il rallentamento non mi piace per niente. Tiny Planet è meglio o peggio di antigravità? Allora, è meglio di Mirror di My Reflection? Sì. È un oggetto da prendere per forza? Rispetto a antigravità è meno è più controllabile di antigravità, quindi va qua dentro. E va qua dentro a questa altezza qua. Poi abbiamo questo, cos'è? Abbiamo detto Tiny Planet, quindi questo sarà tonsil. Vi dà il famiglio che vi segue e blocca i proiettili nemici, non fa danno ai nemici. Me qua,
questo è uno, un oggetto fighissimo, assolutamente da prendere. Prendilo e lo mettiamo. Quanto vicino a questi lo mettiamo? Qua. Stessa cosa. Idem con patate. Però è più forte matchstick. Poi. Il Tough Love. Tough Love è un oggetto molto sottovalutato anche. Perché c'è il discorso che avete i denti che fanno 3 volte 2 il danno, e quindi bisogna avere una, bisogna contare molto sul luck in quel caso lì. Quindi questo è un prendilo sicuro in questo gruppetto qua, diciamo. Questo è sicuramente un ottimo oggetto, soprattutto se ce l'avete all'inizio. Lo mettiamo sopra Lemon? No, sotto Lemon. Sopra questo? No, sotto questo. Però lo teniamo comunque molto più in sopra del Contagion. Questo io lo prendo sempre se posso, perché è un ottimo oggetto che può servire. E lo teniamo qua in alto. Questo è Transcendent. Transcendence, travate la pesca. Transcendence mi fa volare ed è un oggetto della cosa segreta. Fastidioso, perché ogni volta che cerco un oggetto nella stanza segreta trovo Transcendence, che fa fastidissimo. Eccola la mappa va tra la mappa blu e la bussola. Eccolo qua. Ok, ultima riga. Lo scudo. Me? No, è utile. È interessante? Piuttosto che niente? No, è interessante da mettere sotto questi. Tipo qua. Poi, questo è? Trisagion. È quello che ti trasforma, che spari luce praticamente. Questo dipende molto da quello che fate. È un interessante da mettere tipo qua. Sì. Ok, poi abbiamo... Undefined col discorso degli aim error. Questo può rompere la run, non può farti vincere per forza, perché dipende poi da quello che riuscite a beccare, ma è sicuramente un prendilo. Potrebbe anche rovinare le run. No, è un prendilo da mettere tipo qua in alto, vicino a PhD, sì. Ok, poi abbiamo il Ulcera, no, come cacchio. Niente, ogni volta che arrivo in fondo non riesco a me. Ah, Vascular, no, Vulcura, Vesula, per Passolide, per Opate, no. Come cazzarola si chiama? Ventricular, eccolo là. Vabbè, Ventricle Razor volevo dire, ma in realtà mi serviva l'oggetto prima. Ventricle Razor... Se usato può essere l'oggetto della vita. Per me è da prendere fortissimo e anche abbastanza in alto, se c'è la possibilità, vicino a Sacrificial Dagger. Void idem. Più su o più giù? Sì, è qua. È qua. Questo finisce insieme all'altro pony, però è un cicinino più meglio. Più meglio, sentite come parlo. Wire Coat Hanger è da mettere sopra The Screw. Il puttanone di Babilonia, Horror of Babylon, è un oggetto che se siete Eva è forte, se non siete Eva è forte ma non così tanto forte. Quindi è un prendi da mettere
qua, però sotto il portato pillar. Sì. Questo è uno speed up da me. No, è piuttosto che niente, ma molto basso. Questo è un famiglio abbastanza X, lo mettiamo qua. Questo genera comunque soldi, quindi in realtà è un interessante da mettere vicino a piggy bank. Questo è una maniera anche per vincere abbastanza facilmente il gioco, ma dovete avere una run decente. Quindi io lo metterei su interessante qua. Dipende qual è lo scopo della vostra partita. X-Ray Vision è vicino a Spelunker Rat, secondo me, come situazione. Quindi è un prendi. Spelunker Rat non mi ricordo dove l'ho messo, però va bene lo stesso. Andiamo su questo. Mancano tre oggetti. Manca. Adesso andiamo a cercarci un attimo quelli che mancano. Pam, 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 pam. Allora, cosa ci manca adesso? Ci manca quello lì che è... Vediamo se lo riesco a trovare. Booster pack. Dovrebbe essere un oggetto di booster pack, se non mi ricordo male. È stato aggiunto tra gli ultimi, ma non riesco a trovarlo. Vediamo se qua non è... No. No, non riesco mica a trovarlo. Allora, ci manca solo il cuore, che è questo cuore qua, Yam Heart, che può curare, però per me è sempre stato abbastanza me come oggetto. Forse è un piuttosto che niente, meglio piuttosto da mettere tipo vicino a compost, poco sopra compost. E poi c'è Zodiac. Però mi serve capire che cos'è questo. È una vena quella, giusto? Vein? Oh, eccolo qua. Varicose vein, no? Ventricle. Varicose vein. Ogni volta che prendi danno c'è la possibilità di avere il cerchio intorno a te dell'effetto di Tammy. Sì, però è come gli altri, tipo i colai, quindi un me. Forse è meglio di Midas Touch. No. È meglio di Virus? Sì. E manca Zodiac e abbiamo finito. Zodiac dà un effetto randomico di uno degli oggetti dello zodiaco dopo ogni piano. È sicuramente da prendere, non c'è un effetto negativo a meno che non sia Toro, che per me è molto fastidioso. Quindi lo mettiamo su... Se posso saltare lo salto? Sì, gli do questo giudizio qua. E così abbiamo finalmente finito. Quindi ce l'abbiamo fatta in quasi 7 ore. Tra una pausa là. No, con le pause, però dopo vedremo effettivamente quanto ci abbiamo messo. Questa era la tier list di tutto quanto. Io vi ringrazio, insomma, per essere arrivati fino a questo punto. È stato molto molto bello. Sono anche le 22:13, così ho anche il tempo un attimo di riposare, che ho una gola grande così adesso. Le mie corde vocali tra poco saltano fuori del nulla. E vediamo un attimo di rivedere allora gli oggetti, senza andare nel dettaglio. Però abbiamo un po' di oggetti rovina run che ho messo qua per diversi motivi. Quindi prendiamo un attimo i gruppi, non tanto i gruppi centrali, ma i gruppi più sopra e più sotto, per capire effettivamente qual è stato il ragionamento. Rovina run sono gli oggetti che rovinano le run, come dice il titolo, per motivi diversi. Chaos la rovina perché va tanto a sculare, diciamo, come cosa, e soprattutto è molto forte in grid mod, ma nel gioco normale incasina tutto, perché incasina tutti quanti i pull. E quindi voi andate a fare un patto col diavolo e trovate oggetti non del patto col diavolo, e i patti col diavolo li trovate da un'altra parte, e quindi bisogna fare tutto il ragionamento da capo. Non mi piace tanto come situazione. Il clicker vi cambia personaggio, e quindi se stavate giocando con un personaggio per sbloccare quella roba vi incasina la run. E ciao PSD, benvenuto. Gnodleaf l'ho spiegato anche prima,
rovina il divertimento della run perché ti tocca stare fermo tutto il tempo. La ghigliottina non mi piace perché non riesco a giocarci, perché c'è questa testa che gira attorno, non riesco a capire da dove far partire i colpi. Strange Tractor, soprattutto quando abbiamo un tiers molto elevato, cosa che mi piace sempre fare, incasina il movimento dei nemici e diventa imprevedibile. E Dance Cap non mi fa sparare dritto, mi fa sparare di qua e di là, quindi è fastidioso e rovina la run proprio per quello. Poi ci sono gli oggetti insta kill. In questo caso sono oggetti che, se presi mentre questi quelli della rovina run, a prescindere da quello che avete, la run diventa o che non potete vincere o che non è più divertente. Negli insta kill ho messo tutti quegli oggetti che rendono difficilissimo vincere la run, però diventa molto sfidante farlo. E quindi appunto sono l'occhio che vi trasferisce in giro, questo è perché vi fa danno, questo è perché vi fa danno quasi sempre, questo non capite dove è, che dovete difendervi, e questo se lo usate praticamente morite perché avete pochissima energia a disposizione. Oggetti fastidiosi per un motivo o per l'altro. Cost die io lo toglierei dal gioco perché rompivale quando ti hitta, esatto, quando vieni colpito ti trasferisce dall'altra parte del mondo. E tra l'altro, e poi appunto ci sono gli oggetti fastidiosi, sono quelli che trovi nel momento in cui stai cercando un altro oggetto di quel pool solitamente, o che hanno degli effetti tipo questo è fastidioso ma non è così fastidioso da essere insta kill, quindi l'ho messo in questa situazione qua, e questo è insomma il gruppetto di questi. Se posso saltarlo li salto, nel senso che se proprio devo prendere li prendo, perché comunque non sono che mi fanno troppo danno. Anche questo è la versione di number 2, però più controllabile questa, quindi interessante da quel punto di vista. Qua ci sono gli oggetti me che solitamente non prendo quasi mai, o comunque che non mi danno grossi vantaggi, compreso quasi tutte le mosche in sostanza. Nei piuttosto che niente, meglio piuttosto, ho messo tutti i famigli in realtà, che di solito mi aiutano abbastanza. In interessante ho messo tutta questa serie di oggetti che sono dei piccoli upgrade, che però hai bisogno di almeno più di uno per poter fare qualcosa. Nei prendilo fortissimo, che in realtà è la categoria con più roba, ci sono tutti gli oggetti in realtà che mi permettono, avendone due o tre massimo, di avere già una buonissima run. Soy Milk più esplosivo e con Ipecac è good, certo. Ma qua stiamo parlando degli oggetti singolarmente, non delle sinergie tanto. O comunque se ci sono sinergie, sulla quantità di sinergie che uno può fare. Mentre nella parte superiore ho messo le due categorie massime, che sono run vinta, nel senso di quando c'è una run che ha preso quell'oggetto sono quasi sicuro al 100% di poter vincere la run. E quindi appunto il cronometro, anche se non diventa così tanto divertente, è abbastanza facile vincere con quello. Questo perché è un oggetto che penetra e fa tantissimo male e occupa tantissima parte dello schermo, sinergizza con tantissime robe. Move the Void bisogna imparare a usarlo, ma è molto 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 forte. Il D6 idem, basta avere un po' di tattica e si riesce a rivoltare qualunque run. E poi cominciano gli oggetti che effettivamente sono sculatissimi dal punto di vista della quantità di danno e cosa fate, quindi la corona, Abaddon che vi ricarica anche di energia, Sacred Heart, questo è un modo per sopravvivere all'infinito a qualunque stanza, quindi non perderete quasi mai energia, Goded, Mega Satana, la testa di Mega Satana, insomma il Mega Blast, che è l'oggetto più difficile da sbloccare, ma se realizzate potete finire più stanze contemporaneamente usando una carica sola. Brimstone, e per quello ho messo, di solito si mettono Brimstone e il coltello molto vicini, io in realtà li ho separati perché non mi piace tanto il coltello rispetto a Brimstone. Poi la Blank Card, che ti può far rompere la run, e ci sono talmente tanti modi adesso per rompere con Blank Card le run che l'ho messo da questa parte. E Pyromaniac, che ha una categoria a sé, perché come dicevo prima Pyromaniac
è l'oggetto che ti fa ribaltare la qualsiasi situazione, permettendo agli oggetti che sono nella riga sotto, quelli di Ci vorrebbe Pyromaniac, di salire di un livello, e quindi di diventare nella run vinta. Non tutti, in realtà questo non è da run vinta, ma gli altri 4 sì. Quindi sicuramente questo è quanto. Vi ringrazio per essere stati qua in questa maratona lunghissima. È difficile sbloccare tutti gli oggetti con il The Lost in generale. Beh, sì, abbastanza, bisogna avere un po' di pazienza. Vi ringrazio insomma per essere arrivati fino a questo punto della live e vi auguro una buona notte, insomma, che siete qua in tanti. Che dire, a tutti quelli che sono passati da questa parte, se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi sul sito Viola, perché ci sono tante live che possono andare avanti. Mancano ancora 10 minuti per arrivare a 7 ore, ci arriviamo tranquillamente. Avete la possibilità di seguire un palinsesto che è abbastanza regolare, anzi è regolare, lunedì, mercoledì, venerdì sera e poi anche la domenica sera, come adesso, dove facciamo delle cose particolari. Abbiamo un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo da fare? Perché adesso abbiamo 513 follower, dobbiamo arrivare ad un altro numero, probabilmente metterei 600, forse metterò anche qualcosina di più, però devo, a seconda di quello che sarà il premio che voglio mettere. Vedete che io ho due goal diversi, un goal per quanto riguarda i subscriber e un goal per quanto riguarda i follower. Per quanto riguarda i subscriber è qualcosa di hardware, quindi webcam nuova che abbiamo cambiato e abbiamo sistemato, va cambiata di nuovo, però comunque va bene qualcosa, ho messo un Elgato da potermi comprare. E qua sotto invece c'è un video da realizzare, quindi uno special, una maratona come abbiamo fatto adesso, potrebbe essere qualcos'altro. Quindi se avete opinioni, se avete suggestioni, insomma, ditemele, perché potrebbe essere una cosa da segnare. Vorrei fare un goal probabilmente a 600, dipende poi da quello che è il goal richiesto. Se mi dite fai il montaggio di tutti i video del mondo che ci metto 7 anni a farlo, allora metto follower a 1000 direttamente, così per prepararmi voglio fare questa cosa. Ma volevo ottenere un goal abbastanza realizzabile in breve tempo, in modo che ci possiamo arrivare, in modo che posso anche divertirmi a fare queste maratone, queste piccole imprese per tirar fuori del contenuto per voi. Potrebbe essere, se vi viene qualsiasi cosa basta che scrivete in chat e io vado a recuperarmela. Che dire, vi ringrazio, adesso ci pensiamo un attimo. Chi è un topolino può benissimo premere il tastino di follow, avete la possibilità di personalizzare il vostro avatar. Se siete subscriber avete la possibilità anche di personalizzarlo ancora di più con io che ve lo disegno, e comincerò probabilmente a disegnarli da domenica prossima se tutto va bene. Potete seguire là sopra tutte quante le cose che faccio su YouTube, sul podcast anchor.fm/edv. È uscita una puntata oggi, puntata 51, e ne usciranno anche parecchie altre. Sta andando molto forte quel podcast lì, quindi vi consiglio di ascoltarlo. C'è il Discord, ci sono tante cose, non so se funziona ancora quel link a Discord, spero di sì, se no andrò a cambiarlo di conseguenza. Quindi tante belle novità. Che dire, ci siete ragazzi, soprattutto i topolini, ci siete? Se avete domande, vostra libertà. Io mi bevo qualcosina e soprattutto mi mangio un po' di ciliegia.